Buona giornata a tutti. Il tema che vengo a trattare è un tema classico di storia della matematica. I personaggi che qui sono citati, Scipione del Ferro e Raffaele Bembelli, immagino che tutti abbiate conoscenza di loro. Quindi io parto questa mia presentazione dalla fine, quindi parto da Raffaele Bombelli, che è l'ultimo personaggio in ordine cronologico di questa storia, e dalla sua opera, che è l'opera intitolata L'algebra, pubblicata a Bologna nel 1572. Qui vediamo la seconda edizione di quest'opera, che è del 79, perché la prima edizione è molto rara. Quest'opera è dedicata a un vescovo di Melfi, Alessandro Luffini, ed è stata scritta da Bombelli circa 20 anni prima, originariamente in 5 libri, mentre qui vengono pubblicati solo i primi 3 libri. Gli ultimi due restano inediti e verranno rinvenuti da uno storico della matematica di Bologna, Ettore Bertolotti, nel secolo scorso e pubblicati appunto nel 1929, gli ultimi 2 libri. Ecco, ma appunto nel 500 erano conosciuti solo i primi tre, che riguardano appunto di tipo algebrico, mentre gli ultimi due hanno carattere geometrico. Allora, per conoscere il contenuto brevemente, succintamente, di quest'opera di Bombelli, mi affido a Guglielmo Libri, lo storico della matematica dell'Ottocento, che nella sua Histoire des sciences mathématiques en Italie, in 4 volumi, nel volume terzo, ci dà un sunto del contenuto dell'opera. L'opera di Guglielmo Libri è scritta in francese, ma io qui ho tradotto il testo in inglese perché questa è la presentazione che avevo preparato per il convegno di Salerno, che era appunto in lingua inglese. Quindi ho mantenuto il testo in inglese, che vi leggo in traduzione. L'algebra, ecco, quindi cosa ci dice Guglielmo Libri in questa storia della matematica a proposito dell'algebra di Raffaele Bombelli? Molto sintetico, ma molto, ci dà un'idea molto chiara del contenuto e dell'importanza di quest'opera. L'algebra di Bombelli, ci scrive Guglielmo Libri, è divisa in 3 libri. Il primo contiene gli elementi di base, il calcolo con i radicali e con i numeri immaginari. Il secondo contiene tutto ciò che riguarda la risoluzione delle equazioni fino al quarto grado. Il terzo libro è una collezione di problemi, tra cui ce ne sono anche molto difficili, riguardanti l'analisi indeterminata. In questo trattato tutta la conoscenza di algebra del tempo è spiegata, le dimostrazioni sono rigorose e complete e la scienza ha un aspetto sistematico. Le notazioni, facilitate, permettono di fare dei calcoli ed è ben noto, quanto importanti siano le notazioni, matematiche a influenzare gli sviluppi dell'algebra. I calcoli con i radicali sono completamente esposti, come anche la teoria generale delle quantità immaginarie, di cui l'autore fa un'applicazione al cosiddetto caso irriducibile. Bombelli è il primo di aver generalmente enunciato la realtà di tutte le tre radici di un'equazione algebrica di terzo grado quando tutte e tre presentano una forma immaginaria. In molti casi egli verifica questa affermazione direttamente estraendo la radice dei due binomi. L'opera di Bombelli ha contribuito non poco ai progressi della matematica. Per la prima volta noi vediamo il rigore della sintesi applicato alle dimostrazioni algebriche. Ecco, torneremo comunque sull'opera di Bombelli.
Per ora ci limitiamo ad osservare che molto progresso era stato compiuto nell'algebra da quando appunto questa disciplina si era timidamente introdotta nell'Europa latina. L'algebra degli arabi, perché l'algebra appunto è stata appunto per la prima volta creata come disciplina all'interno appunto del pensiero degli arabi, della scuola matematica araba. Bombelli era ben conscio di questo fatto quando traccia una breve storia degli sviluppi dell'algebra proprio nell'introduzione alla sua opera. E allora cita un autore greco che è Diofanto di Alessandria. All'epoca di Diofanto di Alessandria non si conosceva, non era stata ancora pubblicata l'opera di aritmetica di Diofanto di Alessandria. Non era stata pubblicata stampa, quindi era un personaggio. Bombelli fu il primo a far conoscere, attraverso la sua opera, in particolare il terzo libro dell'algebra, i problemi diofantei. Cita anche un certo Maometto di Mosè Arabo, in cui noi riconosciamo appunto la figura di Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Cita Leonardo Pisano, quindi Fibonacci, e alla fine cita anche frate Luca da Borgo Sansepolcro, che è appunto Luca Pacioli, autore di quest'opera che è la Summa di aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità, stampata a Venezia nel 1494, e che chiude un'epoca in quest'opera, in quanto appunto i progressi dell'algebra avverranno appunto a partire, diciamo, dagli anni a venire. Ecco, come arriva l'algebra in Europa, nell'Europa latina? Per usare un'espressione di Karl Boyer, questo storico della matematica, la cui opera Storia della matematica è molto diffusa e si può trovare in traduzione italiana, naturalmente, in tutte le librerie anche oggi. Ecco, per usare una sua espressione, appunto, l'algebra è arrivata in Europa con un percorso molto laborioso e molto lentamente, attraverso varie vie. Non una soltanto, la tradizione è una tradizione araba che si è trasmessa sia attraverso i copisti delle scuole ecclesiastiche, ma anche l'insegnamento nelle università del Medioevo, le attività mercantili e alcuni studiosi anche di diversa provenienza, come qui abbiamo ricordato Gerberto di Aurillac, che divenne papa con il nome di Silvestro II. L'Italia, che è stata appunto una delle principali vie attraverso cui la conoscenza degli arabi, quindi l'algebra, è arrivata in Occidente, e quindi non sorprende proprio che in Italia abbia fatto l'algebra i suoi passi ulteriori, i suoi sviluppi successivi. Ecco, qui vengo a richiamare l'opera di Leonardo Pisano, il trattato Il Liber Abaci di Leonardo Pisano, composto nel 1202, che rappresenta il primo trattato di aritmetica e algebra dell'Occidente latino, in cui possiamo trovare nel quindicesimo volume, nel quindicesimo libro, scusate, l'algebra degli arabi. Appunto, lui ci trasmette i metodi risolutivi delle equazioni di primo e di secondo grado che lui aveva appreso nei suoi viaggi in Oriente, in particolare nel testo di Al-Khwarizmi, che vedremo poi, di cui parlerò tra poco. Ecco, questa trasmissione, il contenuto del Liber Abaci viene trasmesso poi attraverso le scuole d'Abaco, di cui abbiamo sentito ampiamente parlare da Veronica. E scuole d'abaco che erano frequentate, come abbiamo appreso,
da personaggi di varia provenienza, tra cui appunto anche gli artisti, e qui ho voluto ricordare Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Leon Battista Alberti, per richiamarne solo alcuni. E poi ho voluto inserire questa bella immagine ripresa da questo volume di Gregor Rensch, La Margherita Filosofica del 1508, in cui vediamo ancora che si mettono a confronto i due metodi di calcolo, che sono l'uno con l'abaco, e quindi troviamo un personaggio che sta lavorando con un abaco, appunto, per poter calcolare, usa questi gettoni, questi sassolini che vengono appunto manipolati per eseguire i calcoli, e dall'altra parte invece vediamo carta e penna e i numeri scritti col sistema di numerazione posizionale. E quindi i due sistemi vengono posti a confronto, e al centro abbiamo una figura femminile, l'aritmetica, che dà il suo vertetto su quella che era la sfida tra i due metodi. Naturalmente possiamo immaginare qual è il verdetto. Quindi abbiamo questa disputa tra abacisti e algoristi che continua ancora. Comunque, queste scuole d'abaco venivano, come abbiamo sentito, appunto, sono nate principalmente in Toscana e poi si sono sviluppate nelle altre città più importanti dell'Italia settentrionale. Erano essenzialmente maestri privati, quelli che insegnavano in queste scuole d'abaco. Uno tra tutti, il più importante, è Niccolò Tartaglia, che aveva una scuola inizialmente a Brescia e poi anche a Venezia, scuola d'abaco, appunto, oppure insegnava anche privatamente l'abaco, il far di conto con il nuovo sistema di numerazione decimale posizionale. Ecco, una situazione differente si presenta all'Università di Bologna, perché a Bologna è proprio l'università che inserisce tra i corsi che venivano forniti all'interno della Facoltà delle Arti un corso, un insegnamento di aritmetica, proprio per insegnare il nuovo modo di far di conto. E a partire dalla fine del XIV secolo, questo insegnamento lo troviamo nei rotoli dell'Università di Bologna, con degli insegnanti che provengono generalmente proprio dalla Toscana. Arriviamo comunque fino all'anno 1496, quando per la prima volta troviamo inserito nei rotoli il nome del maestro. Del lettore di questa nuova cattedra di aritmetica, e il nome è quello di Scipione del Ferro, che ha un posto rilevante nella nostra storia, in quanto è a lui che si deve la scoperta, della formula risolutiva delle equazioni di terzo grado. Ecco, i protagonisti di questa storia sono, qui li ho voluti elencare, Scipione del Ferro, appunto bolognese, nato nel 1465, morto nel 1526, che appunto era un maestro d'abaco, però appunto inserito all'interno dell'Università di Bologna come lettore di aritmetica. Abbiamo poi Niccolò Tartaglia, bresciano, anche lui maestro d'abaco, se vogliamo classificarlo come professione, era un maestro d'abaco. Girolamo Cardano, nato a Pavia nel 1501, che invece era un medico anche molto famoso all'epoca. Ludovico Ferrari, il suo giovane allievo, morto anche in età giovanile, come si vede dai suoi anni di nascita e di morte, anche lui bolognese. Ed infine Raffaele Bombelli, anche lui bolognese, di cui conosciamo la data di nascita, 1526, si presume che sia morto nel 1572 circa, perché questa data non è certa, e la deduciamo più che altro dalla
fatto appunto che non ha più pubblicato i libri rimanenti della sua algebra, e questa è la data di uscita di pubblicazione della prima edizione dell'algebra. Raffaele Bombelli era un ingegnere idraulico e si era impegnato nella bonifica della Val di Chiana, ed è proprio durante l'interruzione dei lavori di bonifica che si appresta a scrivere la sua opera di algebra, che pubblicherà però solo 20 anni dopo, come vi dicevo. Ecco, qui è citata anche L'Ars Magna di Gerolamo Cardano, un'opera pubblicata a Norimberga nel 1545, in cui per la prima volta troviamo pubblicate le formule risolutive delle equazioni di terzo e quarto grado. Per quanto riguarda le equazioni di terzo grado, Cardano è ben preciso ad attribuire la paternità a tutti coloro che ce l'hanno, quindi inizialmente Scipione del Ferro, ma anche cita Niccolò Tartaglia, che in un secondo tempo arriverà agli stessi risultati. Le formule invece per quanto riguarda l'equazione di quarto grado sono attribuite a Ludovico Ferrari, che è l'allievo di Cardano. Quindi in quest'opera troviamo le formule risolutive, ma c'è anche un'assegnazione della paternità di ciascuna di esse. Entra in questa storia anche Niccolò Tartaglia, perché Niccolò Tartaglia, ecco, allora qui occorre raccontare anche le vicende che hanno portato Niccolò Tartaglia allo stesso risultato. Cioè quindi a risolvere l'equazione di terzo grado. La storia coinvolge un allievo di Scipione del Ferro, come abbiamo detto, Scipione del Ferro, un insegnante a Bologna, sulla cattedra di aritmetica, era giunto a risolvere queste equazioni che un allievo di Scipione del Ferro, Antonio Maria Fiore, sfida Niccolò Tartaglia. Queste sfide matematiche su problemi di aritmetica, ma non solo, erano frequenti a quest'epoca. La sfida in questo caso riguardava problemi coinvolgenti, appunto, coinvolgenti equazioni di terzo grado, quindi che potevano essere trascritte sotto forma di equazioni di terzo grado. Niccolò Tartaglia, sfidato, si impegna in questo studio, in questa ricerca, e arriva anche lui alla risoluzione di queste tipologie di equazioni. Ecco, qui prima di entrare nel merito del metodo di Tartaglia, che poi è il metodo che ci espone Cardano nell'Ars Magna di risoluzione di queste equazioni, vediamo appunto, partiamo da Alcubarismi, quindi partiamo dalle origini dell'algebra e quindi dall'opera di Alcubarismi, questo autore arabo dell'VIII secolo, dal titolo Al-Jabr wa al-Muqabala, per dire che all'epoca come venivano trattate le equazioni. Intanto diciamo che l'algebra nel suo sviluppo storico ha avuto tre sviluppi. Inizialmente si trattava di un'algebra essenzialmente retorica, in cui tutto veniva scritto a parole, non c'erano simboli e non c'erano abbreviazioni. Una seconda fase intermedia, in cui appunto ci sono le abbreviazioni, cominciano a entrare nella scrittura anche le abbreviazioni delle parole, questo veniva fatto usualmente, e quindi si cominciano a introdurre delle abbreviazioni per i vari simboli, il simbolo di addizione, il simbolo di uguaglianza, si abbreviano le parole. La terza fase di sviluppo dell'algebra è la fase simbolica, in cui appunto entrano anche i simboli a rappresentare le grandezze, la quantità incognita, le potenze dell'incognita, il simbolo appunto per l'uguale e così via. Ecco,
Ecco, per quanto riguarda questi autori di cui noi stiamo parlando, in particolare Alpo Varizio, si tratta di un'algebra retorica e quindi io trascrivo le cose in formula, ma questo è proprio per agevolare la nostra comprensione. Non pensiamo che queste formule algebriche che vedete adesso scritte siano presenti nell'opera di questi autori. Ecco, quindi i tipi di equazioni di primo e di secondo grado che si trovano risolte nell'algebra di Alpo Varizmi erano sei queste tipologie di equazioni e avevano un nome. Per esempio, l'equazione ax al quadrato uguale a bx era chiamata quadrati uguali a cose. L'equazione ax quadro uguale a c, abbiamo i quadrati uguale a numero. Abbiamo cose uguale a numero, quindi l'equazione è ax uguale a c, quadrati e cose uguale a numero per l'equazione ax al quadrato più bx uguale a c, quadrati e numero uguale a cose, si tratta dell'equazione ax quadro più c uguale a bx, cose e numero uguale a quadrati e questa è l'equazione bx più c uguale ad ax quadro. Il fatto che siano sei tipi di equazioni è dovuto al fatto che i coefficienti a, b e c sono numeri positivi e quindi non veniva scritto un'equazione, come scriveremmo noi oggi, a squadro più bx più c uguale a 0. Questa non era consentita, non era presente, anche perché c'era un'interpretazione geometrica, come vedremo, che viene messa in atto. E quindi i coefficienti sono numeri positivi perché interpretati geometricamente. Ecco, qui abbiamo la regola per risolvere l'equazione di secondo grado, in particolare l'equazione x al quadrato più di cx uguale a 39. Quindi come troviamo risolta questa equazione? Viene da prima data la regola per arrivare alla soluzione. Naturalmente le soluzioni sono solo le soluzioni positive e la regola qui consiste nel prendere il coefficiente di x dimezzato, diviso per 2, elevarlo al quadrato, aggiungere il termine 39, prendere di questa espressione la radice quadrata, togliere la metà del coefficiente di x e il risultato di questa serie di operazioni sui coefficienti fornisce appunto la soluzione dell'equazione. Questa regola di calcolo assegnata per l'equazione a coefficienti numerici viene poi estesa a tutte le equazioni della stessa tipologia. Quindi all'equazione della forma noi scriveremmo x al quadrato più px uguale a q con p e q positivi. Quindi si possono risolvere con la stessa metodologia, con lo stesso metodo, tutte le equazioni di questa forma con le stesse operazioni eseguite sui coefficienti, quindi quello che noi tradurremmo nella formula, appunto x uguale a radice quadrata di pi mezzi al quadrato più q meno pi mezzi. Questa regola, questa ricetta per la risoluzione dell'equazione viene poi giustificata con un procedimento geometrico che va sotto il nome di completamento del quadrato, che in questo caso, nel caso dell'equazione, consiste nel prendere il quadrato di lato x al quale vengono abbinati due rettangoli che hanno come lati rispettivamente 5, che è la metà del coefficiente del termine di primo grado, e x, per costruire quella figura AL che viene chiamata gnomone, composta da due rettangoli, 5x e 5x, e dal quadrato x quadro. Lo gnomone, appunto, grazie al primo membro dell'equazione, vale 39. A questa figura, si, aggiunge il quadrato 25 di lato 5 per, costruire il quadrato più grande per completare il quadrato che avrà lato 5 più x. Ora 39 più 25 è la radice quadrata, quindi 25, 39 è l'ognomone, 25 è 10 mezzi al quadrato, quindi la radice.
meno 5, che è la metà sempre del coefficiente di x, fornisce come soluzione il x, quindi il lato del quadrato meno il lato del quadrato più grande meno 5 e quindi 3 come soluzione. Ecco, questa era, diciamo, la situazione prima che si presenta appunto le conoscenze matematiche. Arriviamo fino a Luca Pacioli. Ecco, gli sviluppi successivi sono dovuti ai matematici che vi ho appena elencato, appunto Scipione del Ferro e successivamente Niccolò Tartaglia, e la pubblicazione delle formule risolutive per le equazioni di terzo grado le troviamo esposte da Girolamo Cardano nella sua opera Ars Magna del 1545. Anche in questo caso le equazioni sono... ci sono tre tipologie di equazioni di terzo grado. Cubo e coso uguale a numero corrisponde all'equazione x al cubo più ax uguale a b. Cubo e numero uguali a cose x al cubo più b uguale ad ax. Cubo uguale a cose e numero corrisponde all'equazione x al cubo uguale ad ax più b, con a e b sempre numeri positivi. Non manca di generalità questa classificazione delle equazioni cubiche in queste tre tipologie, in quanto era noto che un'equazione completa anche del termine di secondo grado poteva essere ricondotta a una di queste tre tipologie con una sostituzione, nel caso dell'equazione qui presente, x al cubo più, della forma x al cubo più ax più bx uguale a c, con la sostituzione y uguale x più a terzi, si trasforma in un'equazione priva del termine di secondo grado. Questo era noto e quindi le tre tipologie comprendevano tutti i casi possibili. Ci si poteva ricondurre a una di queste. Ecco, come dicevo, Niccolò Tartaglia arriva anche lui, al pari di Scipione del Ferro, alla risoluzione delle equazioni. Non l'ho detto, lo dico ora, Scipione del Ferro non ha pubblicato nulla. La formula risolutiva, cioè la risoluzione, la sua scoperta, la tiene per sé e la trasmette solamente ai suoi più stretti collaboratori, ai suoi allievi, tra cui appunto Antonio Maria Fiore che sfiderà Niccolò Tartaglia. Il fatto che Scipione del Ferro sia arrivato prima di Niccolò Tartaglia alla formula risolutiva viene scoperto da Girolamo Cardano e dal suo allievo Ferrari in epoca successiva. Quindi è una scoperta che viene fatta dopo che Tartaglia aveva trasmesso a Cardano il metodo risolutivo da lui scoperto. Dopo varia insistenza di Cardano, finalmente Tartaglia gli confida la formula e gli trasmette anche il metodo risolutivo attraverso questi versi, che poi verranno interpretati da Cardano e verranno poi naturalmente anche... le ricerche andranno avanti, ci saranno tanti altri risultati ottenuti da Cardano e da Ferrari, inseriti poi nell'Ars Magna. Quando Cardano, durante un viaggio a Bologna, ecco, devo dire che Tartaglia aveva trasmesso a Cardano questa sua scoperta sotto giuramento che Cardano non lo avrebbe mai pubblicato, non avrebbe mai pubblicato queste sue scoperte. Allora la storia appunto procede in questo modo, cioè Cardano con suo allievo Ferrari fanno un viaggio a Bologna e qui incontrano il genero di Scipione del Ferro che è Annibale della Nave e attraverso Annibale della Nave vengono a sapere che anche Scipione del Ferro è raggiunto prima di Tartaglia addirittura alla stessa scoperta. Quindi Cardano si sente libero dalla promessa che aveva fatto a Tartaglia di non pubblicare nulla e quindi
tempi, 5 minuti. E quindi si sente libero Cardano pubblicherà appunto tutto quello che lui e anche l'allievo Ferrari avevano poi scoperto per quanto riguarda in particolare l'equazione di quarto grado. Ecco, questi sono i versi con i quali Tartaglia trasmette a Cardano la sua scoperta. Vi leggo semplicemente il primo caso, quando il cubo con le cose appresso si agguaglia a qualche numero discreto. Siamo di fronte all'equazione x al cubo più px uguale a q. Allora si devono trovare due altri cubi differenti in esso. Quindi si devono trovare due numeri, u al cubo e v al cubo, la cui differenza sia uguale a q, a esso, cioè al numero discreto. Da poi terrai questo per consueto, che il loro prodotto sempre sia uguale al terzo cubo delle cose. Quindi il loro prodotto di u al cubo e di v al cubo sia uguale a un terzo al cubo delle cose, cioè pi terzi al cubo. Dai loro lati cubi ben sottratti, quindi prendendo u e v e sfacendo u meno v, si otterrà x, la tua cosa principale, la cosa è l'incognita. Questa è la prima tipologia di equazione, poi abbiamo le altre due e altri versi. E infine Tartaglia che afferma questi trovai e non compassi tardi nel 1504 e 30, quindi 1534, con fondamenti ben saldi e gagliardi nella città dal mare intorno 100, quindi a Venezia nel 1534, quindi giunge alla scoperta. Bene, qui volevo illustrarvi, ma il tempo è un po' tiranno, il metodo risolutivo col completamento del cubo. È l'analogo del completamento del quadrato esteso appunto al caso tridimensionale, in cui però all'incognita x vengono sostituite due altre incognite, u e v. E le condizioni che sono presenti anche nei versi di Tartaglia sono che u per v sia uguale a 2, quindi u al cubo per v al cubo sia proprio uguale a pi terzi al cubo, quindi il coefficiente di x diviso 3 elevato al cubo. Questa è la seconda condizione di Tartaglia. E l'altra condizione, cioè la prima, è che al cubo u al cubo meno v al cubo sia uguale a 20, cioè al termine noto dell'equazione. Quindi con questo completamento, con questa immagine, appunto, possiamo vedere come ci sono tre parallelepipedi rettangoli di dimensioni u, v e la terza dimensione x che è u men v. Occorre completare il cubo più grande e qui si possono anche costruire dei modellini. Quindi recuperando anche un po' di manualità da parte degli studenti per visualizzare proprio come c'è un incastro perfetto di questi tre parallelepipedi rettangoli e come si può completare il cubo più grande aggiungendo appunto altri due cubi, uno nella parte qui davanti e uno nel retro della figura. Questo si può, ecco, qui c'è una slide in cui ci sono i calcoli per giungere a quella che è la formula risolutiva che viene poi esposta in generale per le equazioni della stessa tipologia, quindi x al cubo più px uguale a q. E allora, per arrivare però a concludere qualche cosa, vi voglio dire che si presenta un caso problematico nella risoluzione dell'equazione di terzo grado e questo caso si verifica quando l'equazione è della forma x al cubo uguale a px più q. In questo caso, infatti, la sostituzione da fare non è più x uguale a u meno v, ma è x uguale a u più v. Con dei procedimenti analoghi si arriva alla formula risolutiva che ha una particolarità, cioè all'interno di questa che si chiama formula cardanica, sotto radice quadrata compare una differenza tra due quantità positive, però
appunto questa differenza può essere anche un numero negativo. È il caso, il cosiddetto caso irriducibile, che Cardano evita accuratamente nell'Arsemania, mentre Bombelli nell'algebra affronta nella maniera corretta, ovvero introducendo quelli che sono gli immaginari e quindi introducendo la radice quadrata di meno 1, che lui chiama più di meno, e la radice quadrata meno 1 che chiama meno di meno. Non solo introduce questi nuovi enti aritmetici, ma anche dà le regole di calcolo per operare con questi nuovi enti aritmetici. Quella che ben conosciamo è la regola che i al quadrato è uguale a meno 1. Riesce dunque a risolvere anche il caso irriducibile, con un procedimento che, come lui dice, è un procedimento per pratica, anzi lo vediamo scritto qui, da una regola che, benché non sia generale, lui dice, ma piuttosto pratica, dice sarà quasi impossibile quando dette radici avranno lato, quando quindi si riuscirà a annullare un numero intero positivo, non sarà impossibile non trovarlo. Quindi giunge anche a risolvere questo caso che aveva creato problemi sia a Cardano che a Tartaglia. L'ultima slide, ho voluto mostrare la notazione algebrica che usa Bombelli per l'incognita, che è del tutto originale ed è una notazione esponenziale per le potenze dell'incognita. Per esempio, per indicare x al cubo, questo è il manoscritto che si trova a Bologna dell'algebra di Bombelli, quello che è stato recuperato da Bortolotti ed è stato pubblicato, per quanto riguarda i libri 4 e 5, nel 1929. Ecco, quindi dal manoscritto si può vedere bene la notazione di Bombelli per le potenze dell'incognita, l'equazione x al cubo uguale a 15x più 4, e voi vedete agguagliare x al cubo viene indicata, il coefficiente della potenza dell'incognita viene indicata, in questo caso è 1. E la potenza dell'incognita viene portata, indicata sopra, c'è un semicerchio, all'interno del semicerchio c'è indicato il numero 3. Quindi agguagliare x al cubo a che cosa? A 15x, quindi abbiamo il coefficiente 15, e la potenza dell'incognita, in questo caso è 1, più, e qui abbiamo una abbreviazione, non un simbolo, ma un'abbreviazione, e il coefficiente 4 con lo 0 come esponente. Quindi l'incognita non c'è, quindi è x alla 0, 0 è il coefficiente che viene indicato. La notazione per le radici quadrate è di questo tipo, quindi abbiamo 2 più la radice quadrata e qui è 0 meno 121, quindi corrispondente al nostro 2 più 11. E qui ancora le radici cubiche che vengono indicate. Con queste al posto della parentesi abbiamo questa sottolineatura che corrisponde alle nostre parentesi. In quest'altra slide ho voluto riportare il caso irriducibile e quindi la trascrizione del brano riguardante appunto la risoluzione dell'equazione x al cubo uguale a 15x più 4, un'equazione che ha una radice reale 4 e che si può ritrovare col metodo di Bombelli di calcolo con le quantità immaginarie, appunto, e che porta appunto a risolvere anche a ottenere la radice positiva reale dalla formula cardanica che presenta al suo interno una radice quadrata di un numero negativo. Bene, io mi fermo qui, visto che il tempo mi dispiace che ho abbreviato moltissimo quest'ultima parte in cui volevo un pochino anche farvi vedere i metodi in maniera un po' più dettagliata, ma se poi qualcuno interessa il PowerPoint è disponibile. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto.
Grazie molto. Eccoci. Ecco, ripristinata la connessione. Grazie moltissimo alla professoressa Fiocca per questo excursus su tutta l'algebra del Cinquecento, ma anche, diciamo, sulle origini. E molti sono gli spunti e citazioni che si possono prendere da queste opere per un'attività didattica classe. Molti anche, mi è interessato moltissimo l'ultima slide che hai mostrato con la riproduzione Del del manoscritto manoscritto. originale, Sì. sì, cioè, e le notazioni che vengono Sì, quello usate, è un argomento che si può che si può senz'altro presentare. presentare, anche vedere come lo sviluppo della notazione, come nel Sì, corso i vari autori hanno, nel corso del hanno Cinquecento, hanno usato usato notazioni anche l'evoluzione. diverse. Alcune sono ripetute, queste di Bombelli sono originali, questa Della notazione della potenza delle potenza cose. del contatto, molto, molto interessante. Ci sono delle domande? Ci sarebbero moltissime domande, magari. Ecco. Io spiegavo solo una piccola Sì. curiosità. Ecco. Allora, confesso la mia ignoranza a questo punto. È chiara allora la paternità della scoperta della formula Certo, tra la perché sì, cosa del. anzi a Bologna si conserva un frammento di un testo di Scipione del Ferro in cui compare la formula risolutiva per le equazioni di terzo grado, sta per un minuto anche quella da Bortolotti. Quindi c'è proprio la testimonianza, oltre che naturalmente degli autori, perché nei carteggi tra Tartaglia, Cardano, Ferrari che abbiamo, tutta questa storia è raccontata di prima mano dagli autori, da questi protagonisti. Però anche è stato rinvenuto a Bologna questo frammento di testo di Scipione del Che è Ferro, chiaramente che datato, sì, è un perché testo ci che gioca su data. qualche anno, Sì, beh, quella pochi anni, sfida di sì, Antonio è del Maria Fiore, che era 38. allievo di Scipione del Ferro a Tartaglia, è una sfida che viene lanciata da chi la formula la conosceva e quindi l'aveva presa poi dal suo maestro, Scipione del Ferro. Ricordo che la professoressa Fiocchi ha pubblicato diversi inediti di Ludovico Ferrari e anche una nuova edizione del terzo libro dell'Algebra di Bombelli. Sì, sì, sì. Grazie di nuovo. Grazie a voi. Adesso.